Ciao Paolo, c'è fiducia? Guarda bene, c'è fiducia? Ma l'intenzione è quella di chiudere comunque, di procedere. Presto, presto. Proviamo. Grazie. E queste erano le parole di Paolo Maldini ieri sera all'Inate, per chi non avesse visto il video che abbiamo realizzato proprio ieri sera al ritorno di Paolo Maldini e Frédéric Massara da questa missione in Belgio. Missione che ha portato comunque i suoi frutti, perché da quello che ci risulta sono stati fatti dei passi in avanti in questa trattativa. Ieri Maldini e Massara, ricordiamolo, sono partiti per il Belgio, per Bruges, per incontrare la dirigenza del Bruges, 4-5 ore di colloquio intenso, fitto, e poi sono ritornati a Milano, Milano-Linate. Maldini e Massara non hanno ottenuto un accordo definitivo su De Ketelaere, si sta ancora trattando, però hanno percepito di aver fatto dei passi in avanti, perché Maldini e Massara si sono avvicinati ancora di più all'obiettivo De Ketelaere, perché hanno visto che dall'altro lato il Bruges ha cominciato un po' a venire incontro ai rossoneri, scendendo anche loro dalle classiche richieste che hanno fatto recentemente il Bruges, anche addirittura attorno ai 40 milioni di euro, quindi sono scesi verso le offerte che ha fatto il Milan nell'ultimo periodo. Il Milan ha alzato ancora un pochino, ma parliamo solamente di bonus. La parte interessante di questo video riguarda chi può fare la differenza nella trattativa De Ketelaere. Chi farà la differenza in questa trattativa è il giocatore stesso, perché De Ketelaere vuole andare via dal Bruges e vuole andare al Milan, e quindi sarà lui alla fine a determinare la sua partenza, a far pendere l'ago della bilancia verso il Milan piuttosto che verso altre squadre. Però andiamo con ordine, suddividiamo questo video in tre parti: la parte economica, la parte delle motivazioni e la parte del perché il Milan ha fatto questo viaggio in Belgio. Partiamo dalla parte economica. Abbiamo detto che il Bruges inizialmente chiedeva 40 milioni di euro, leggermente poi man mano leggermente abbassato le pretese, il Milan ha alzato la proposta economica partendo da 20, poi arrivando a 25, arrivando a 28, arrivando a 30 milioni più 2-3 di bonus. Al momento ci risulta che l'offerta del Milan sia attorno ai 32-33 milioni compresi i bonus. Il Milan è arrivato ad offrire questo. Il viaggio di ieri è servito anche a far abbassare un po' le richieste della squadra belga per De Ketelaere, e quindi si sta provando a trovare la quadra. L'altra domanda che fanno tutti i tifosi: entro quando si potrebbe chiudere? Perché ieri nell'incontro non c'è stata la chiusura definitiva dell'affare, non c'è stato l'accordo definitivo, ma si va verso la fumata bianca, e Maldini e Massara vorrebbero ricevere la risposta definitiva del Bruges entro questo weekend, quindi diciamo entro venerdì sera, anche perché sabato mattina la squadra partirà per l'Ungheria, dove giocherà la seconda amichevole estiva dopo la partita contro il Colonia, vinta per 2-1, doppietta di Olivier Giroud. Si giocherà contro questa squadra ungherese settimana prossima, invece ritiro in Austria, e il Milan lì affronterà altre partite. Quindi entro venerdì sera, massimo sabato mattina, il Milan vorrebbe sapere dal Bruges definitivamente cosa ha deciso sul suo giocatore, su De Ketelaere. Prima parte. Seconda parte: chi può fare la differenza in questa trattativa, come abbiamo detto, è il giocatore stesso, De Ketelaere, perché lui non vuole perdere questa opportunità. Vede nel Milan una grande chance per la sua carriera. Ha rifiutato proposte importanti dal Leeds, dall'Everton, c'era anche il Leicester all'inizio,
De Ketelaere le ha declinate tutte, perché d'altronde quando c'è il Milan, campione d'Italia, un Milan che ha un blasone enorme anche ancora oggi all'estero, e questi ragazzi come De Ketelaere, che hanno 21 anni, un classe 2001, sicuramente rimangono affascinati. È ovvio che nel corso di queste settimane De Ketelaere, come dire, si aspettava magari una chiusura in tempi più brevi dell'operazione, e forse anche lui è rimasto un po' deluso dal fatto che l'operazione non si è chiusa da giorni, cioè si aspettava una chiusura qualche giorno fa, però ha scelto il Milan, vuole il Milan ed è e sarà determinante nella chiusura di questa operazione. D'altronde, se il giocatore non va a Leeds, rifiuta il Leeds, rifiuta altre situazioni, altre squadre, c'è solamente il Milan, e quindi il Milan si fa forte del sì del giocatore, della scelta del giocatore, che ha già un accordo con il Milan per 5 anni a 2 milioni di euro, accordo anche con i suoi agenti. Quindi ecco, è determinante più di tutte le altre cose il giocatore, la sua volontà e la sua scelta, anche perché il Milan non è che sta offrendo poco al Bruges. Questa è una cosa da sottolineare. È vero che il Bruges sta chiedendo fin dall'inizio 40 milioni di euro, ma il Milan ha messo sul piatto 32-33 milioni. Parliamo di un ragazzo di 21 anni, ha giocato sempre solamente con il Bruges. Anche il Bruges non è che può chiedere la luna per De Ketelaere. Ha fatto la sua legittima richiesta e ora sta scendendo. Terza motivazione di questo video, terza parte di questo video, del perché del viaggio. Maldini e Massara sono andati ieri a Bruges per guardare in faccia la dirigenza belga, per capire se c'era davvero l'intenzione di vendere il giocatore al Milan. Se il Bruges avesse detto no, noi vogliamo tenerlo, è inutile che fate offerte perché noi alla fine il giocatore ce lo teniamo, oppure se il Bruges avesse detto è inutile che proponete, che fate offerte al rialzo perché noi vogliamo venderlo a chi offre di più, e in questo momento è il Leeds che offre di più, allora il Milan avrebbe chiuso l'operazione e sarebbe andato su altri giocatori, avrebbe lasciato il tavolo delle trattative e avrebbe salutato la compagnia e sarebbe tornato indietro a Milano. Invece non è successo questo. Il Milan ha notato nel Bruges un atteggiamento propositivo, ha notato e ha visto nel Bruges un atteggiamento di apertura. Anche loro vogliono alla fine concludere questa operazione, anche loro alla fine vogliono chiudere questa operazione con il Milan, perché comunque si tratta del Bruges che chiude un'operazione con un club blasonato come il Milan. Anche per loro è un'ottima operazione, anche a livello di pubblicità, a livello di rapporti. Quindi il Milan ha notato questo atteggiamento di apertura del Bruges. Il giocatore vuole venire in rossonero. Sul piatto ci sono 32-33 milioni, ecco perché filtra tutta questa fiducia, tutto questo ottimismo. C'è però una deadline, una scadenza. Il Milan l'ha fissata a venerdì sera, sabato mattina, perché è anche vero che oggi siamo al 21 di luglio e non è che si può andare avanti all'infinito. Quindi fiducia, ottimismo, rapporti cordiali, è piaciuta molto al Milan questo faccia a faccia con la dirigenza del Bruges, però ora c'è anche bisogno di concludere l'operazione. Vi dico che se dovesse andare male sarebbe anche abbastanza sorprendente, sarebbe anche abbastanza clamoroso vedere naufragare questa operazione di mercato. Anche perché il Milan la sta portando avanti da un mese e avrebbe sprecato tante energie, tante risorse per poi non prendere De Ketelaere, mi sembra un po' strano. Quindi passo avanti del Milan, si stanno avvicinando le parti, il Milan vuole chiudere, vuole portare De Ketelaere a Milano per poi farlo partire con la squadra per il ritiro austriaco e farlo integrare prima possibile, anche perché mister Pioli ha proprio il desiderio di allenare questo giocatore, ha voglia di allenare questo giocatore,
lo ha anche chiamato, gli ha fatto un discorso, gli ha parlato della parte tattica anche. De Ketelaere dovrebbe essere il numero 10 del Milan, classico giocatore che sa giocare bene per vie centrali. D'altronde non vi dimenticate che lui nasce come centrocampista, è stato messo come trequartista negli anni passati e l'anno scorso ha giocato anche più avanzato, giocando proprio nell'area di rigore, infatti ha segnato tanti gol. Quindi tutto sommato si può dire che l'incontro di ieri è stato un incontro proficuo, 5 ore di summit, 5 ore poi il ritorno a Milano, dove abbiamo anche strappato delle parole a Paolo Maldini, giusto due battute che però ho visto sinceramente, come ho detto anche nel video di ieri sera, un Maldini molto sereno, ragazzi, Maldini molto sereno. Alla fine secondo me, ecco, lui in cuor suo sa di aver fatto breccia nella dirigenza del Bruges e spera davvero di poter concludere questa importante operazione per il Milan nell'estate del 2022.